Big Out. Come va, vicini di casa? Io sono Big Out ed è arrivato il momento di affrontare la notte 6. E dopo una faticosissima, seppur breve, serie di episodi, siamo finalmente arrivati alla sesta notte. La notte che simboleggia la fine di Five Nights at Freddy's 4, a parte i contenuti extra. E voi che state guardando questo video, è inutile dire che questo episodio uscirà in ritardo. Uscirà in ritardo perché quelli che a voi sembrano minuti nel video, in realtà sono ore di pura sofferenza. E da quello che ho sentito in questa sesta notte, non soltanto ci sarà Golden Stronzo di nuovo, ma avremo anche a che fare con i vecchi animatronic. Quindi ci saranno di nuovo Freddy, Chica, Foxy e Bonnie. Ok? C'era lì Chica che mi ha dato conferma di quanto ho appena detto. Anche Foxy sembra che voglia dare conferma di quanto detto. Cazzo! Non mi abituerò mai a questa sua usanza. Ah! Abbiamo iniziato in un modo egregio, il mouse bagnato del mio sudore. Cioè, meglio di così non si poteva cominciare. Ma io in teoria quando sento sto rumore di piatti dalla zona di Chica è perché lei è lontana? È tipo in cucina a fare bordello, non so che cosa. I Freddy! Stronzini! Sento passi da Bonnie. Bonnie, ci sei? Bonnie! Eccoti là. Le 2 del mattino è già un record perché pensavo di fare più schifo. Non sento più rumori. E io devo devo fare così con sti stronzi, perché altrimenti non ne esco più. Oh, respiro! Foxy! Foxy's coming back! Foxy! Foxy! Bene, la cuccia! Dentro la... Le tre del mattino. No, Foxy. No, 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 Foxy. Devo controllare anche gli altri, Foxy. Non posso dare attenzione solo a te. Cazzo! Foxy! Foxy, stai calma lì. Torno subito. Respiro! Respiro! Foxy! Da cazzo! Foxy! Prima volta, credo, in tutto il mio percorso con Five Nights at Freddy's 4 che vengo ucciso da Freddy. Prima volta! Foxy, non ci provare! Non ci provare, volpe bastarda. Ok, io devo alternare un po' così, perché il punto è... Foxy! Ci ha riprovato dall'altra parte, Foxy! Ci ha provato da entrambe le direzioni, Foxy, hai capito? Tanto non ti faccio entrare, figlio di una cagna. Ragazzi, lo so che vi sono mancato, lo so che non vedete l'ora di abbracciarmi e di stringere un rapporto di amicizia più profondo nei nostri confronti. Ma non credo... Ok, non credo sia questo il momento, ragazzi. Ora controlla Chica. È in cucina. Perché sento il rumoreggiare dei piatti! Ok. Ora controlla Chica. Perché non sento più i rumori. Ho visto... Ho visto doppio, forse. Mi era sembrato di vedere una doppia figura. Ok. Oh!
Oh! Oh, Foxy! Cosa? Ma... C'è lui adesso? Oh, cazzo! Non mi ero accorto! Oh, di là? Di qua? Ok! Si torna con Golden Stronzo! Quindi adesso c'è soltanto lui! Perché gli altri sono spariti di colpo! E so... Sono le 4. Ok. Finora... Finora... Finora! No! Non sono stato abbastanza rapido! Adesso si fa sul serio! Ok, c'è! Sogno! Allora, cosa sta succedendo qua? Cos'è una riunione di famiglia? Puoi sentirmi? Non lo so se puoi sentirmi. Mi dispiace. Dopo tutto quello che mi hai fatto passare, ti dispiace? Sei rotto. No, mi sono rotto, è tutto un altro discorso. Sparito Foxy. Noi siamo ancora tuoi amici. Sparisce Chica. Ci credi ancora? Beh, veramente non ci ho mai creduto. Io sono ancora qui. Ti rimetterò in sesto, ti rimetterò insieme. Oh. Vicini di casa, mi piacerebbe tirare fuori una teoria come nello scorso episodio, ma invece di rendere le cose più chiare, questo filmato le ha rese ancora più confuse. E quindi non so, magari avete qualcosa da dire voi nei commenti, però io non ci ho capito un cazzo. Ragazzi, sono stravolto e direi che per adesso può bastare. Questo era il finale di Five Nights at Freddy's 4, ma ovviamente farò un episodio extra, appunto, per andare a vedere questo nightmare, questa notte nightmare che mi aspetta. Spero che questo ennesimo episodio vi sia piaciuto e se avete apprezzato le mie eroiche gesta,
Allora vi esorto a lasciare un like e un commento per farmi sapere che ne pensate di questo gameplay. Attenzione, iscrivetevi al canale se volete diventare dei vicini di casa. Date anche un'occhiata alle mie pagine di Facebook e Twitter e ci vediamo al prossimo horror. Stay big!